Una città in maschera ti aspetta, questo è lo slogan del Carnevale di Ascoli per un'edizione, quella di quest'anno, fortemente ridotta e condizionata, oltre che dal Covid che ha indotto l'amministrazione comunale, l'associazione Il Carnevale di Ascoli ad annullare tutti gli eventi ufficiali, anche dal maltempo che purtroppo ha tenuto la gente a casa. Ma nonostante ciò ci sono sempre degli irriducibili che non rinunciano agli sketch e alla ilarità di una manifestazione molto sentita. Oh signor, ma dove va a Cambra? Qua deve venire, qua da me, da Lollò! Oh signor, non è che sembra la boutique, va, guarda che roba! Sandro Spadea, già presidente dell'Associazione Carnevale di Ascoli, quanto è importante il carnevale in questo particolare momento. Dopo 2 anni di difficoltà e tutto quello che ancora ci attende. Io ve lo dico che la voce di Lollò. Bisogna strappare un sorriso alla gente, noi non abbiamo la pretesa di fare cosa, carnevale, un carnevale, lambadare. Noi usciamo, cerchiamo di fare il nostro meglio perché ci può stare qualcuno che si vuole divertire nonostante tutto quello che sta succedendo. Però se noi riusciamo a strappare un sorriso a una persona siamo più che soddisfatti. Alberto Ercoli, il carnevale resiste al Covid? Noi siamo inossidabili. Noi siamo sempre presenti, piove, neve, castrina. Io sono lo più belli d'Ascoli, lo paine, detto peperoso. Questo è fa manca a Cammanapoli, sapete. Però se non era pisse, io so sincero perché io mi ricordo, noi in Italia avevamo la memoria corta di chi ci ha fatto del bene. Sti 2 anni c'è stata gente che si è sacrificata per chi gli ha detto. E capite? Guarda, questo è sapatezza, pensa. Però lui mi ha salvato perché mi ha fatto mangiare. Allora io gli voglio portare l'acqua con le orecchie. Domenico Fioravanti, mascherina d'argento del Carnevale di Ascoli, ma personaggio di rilievo e un affezionato di questa manifestazione. Che cosa significa, nonostante tutto, nonostante il Covid, nonostante il maltempo, però siamo in piazza. Diciamo che quest'anno la situazione è un po' più tranquilla, quindi bisogna ripartire piano piano. Abbiamo incontrato gruppi di turisti che hanno visto che cos'è il nostro carnevale, sono rimasti entusiasti. È una molla che parte ogni anno e questa molla speriamo non finisca mai e speriamo di fare il prossimo anno un grande carnevale. Oh, ma dopo la supposta di travertino che ci ha dato l'UNESCO, ti ricordi, era il 2014. Ma quale supposta era travertino? Aspetta, ci ha mandato una supposta. Sì, no. Sì, de travertino. Mamma mia. Ascoli. E quanto era grossa?